Eccoci qua con un nuovo video, questa mattina make-up tutorial. Mi ero svegliata sinceramente con l'intenzione di non farne, perché la luce non è proprio il massimo, visto che ieri sera ha nevicato e oggi il tempo è un po' grigetto. Non nevica più grazie al cielo, però il tempo non è proprio dei migliori. E quindi, come sapete, la mia luce naturale in casa fa un po' schifo. Detto ciò, qualche giorno fa ho visto su Facebook la foto di un make-up che ora cerco di trovarla sul cellulare e ve la faccio vedere. E ho voluto riproporlo, non esattamente uguale, però nei colori molto simile. Mi piaceva l'accostamento quello che vi faccio vedere è più carico rispetto al mio. Quello che ho visto, ecco appunto, scusate, ho schiacciato con le mie simpaticissime manine e mi si è cancellata la foto. Ok, trovata. Ok, quello che non si vede una mazza per il mio mitico telefonino, bene. Vediamo se no, non si vede una mazza. Vabbè, ve lo racconto. Allora, quello che avete visto, facciamo finta che l'avete visto nella foto, è molto più carico all'angolo esterno, cioè molto più nero ed ha una forma più tonda. Il mio è più angolato, quindi comunque, come sapete, io amo il make-up che finisce un po' più angolato. Ed è un pelo meno carico all'angolo esterno, in modo tale da essere un filino più portabile, anche perché dopo pranzo vado da Cree, se mi ci arrivo con tutto stocchio nero mi dice ma dove vai? Quindi ho diciamo rivisitato questo make-up perché mi piaceva molto l'abbinamento del verde acqua all'arancio e al nero e quindi questo è ciò che ne è venuto fuori. E devo dire che a parte il fatto che con la luce che c'è qua si vede poco, ne sono piuttosto soddisfatta. Iniziamo immediatamente a fare l'altro occhio, così vi faccio subito vedere come e cosa ho utilizzato. Controlliamo che la fotocamera ci sia. Ok. Ho utilizzato la mia palettina di Bella Oggi, quella con i 110 colori che mi ha regalato la Steffi per Natale. Grazie Steffi. E vado a utilizzare come primo colore, dopo aver messo la mia solita base Love Stage, vado a utilizzare come primo colore questo verde acqua molto molto chiaro. Lo prendo col mio polpastrello che ormai, cioè se vedete le mani, sono veramente una cosa agghiacciante, mi mancano unghie da tutte le parti, vabbè. Prendiamo con il polpastrello il verde acqua e lo andiamo a mettere appunto qua, all'angolo interno. Non lo spalmiamo, cerchiamo di come dire, tamponare il colore perché deve rimanere bello carico. Quindi io non lo cerco di non spalmarlo, ma di appoggiarlo alla palpebra, renderlo il più intenso possibile. Atos si sta facendo le sue passeggiatine in cucina. Avanti Andrea, avanti Andrea. Ok. Fatto questo e portiamo anche un pochino il colore nella piega. Andiamo a prendere un secondo colore. Come secondo colore vado a prendere questo arancio intenso. E ora ve lo faccio vedere. Aspettate, senza che mi cada tutto. Questo arancio intenso qui. Spero di essere nell'inquadratura. E lo andiamo a portare nella seconda parte. Ecco, buttato giù tutto, sono veramente geniale. Nella seconda parte di palpebra. Ovvero qua. Mi risulta più semplice col dito senza unghia, sinceramente, però va bene. Allora, lo portiamo qui all'angolo esterno sfumandolo con l'attaccatura del verde acqua e lo portiamo anche nella piega, in questo modo. Devo dire che l'arancio così carico col verde acqua sta da Dio e non ci avevo mai fatto caso. O meglio, non mi era probabilmente mai capitato di mischiarli. Comunque intensifico sempre appoggiando il colore e poi lo alzo in modo tale da creare poi dopo la nostra V. In questo modo. A questo punto vado a prendere un altro colore. Questa volta è la volta del nero. Per il nero vado a utilizzare un pennellino perché voglio usarne veramente poco. Prendo un nero opaco e lo vado a mettere qui all'angolo esterno e nella piega.
Porto sempre in fuori il colore. Così. E sfumo. Sfumo anche nella parte alta e quindi faccio sì che la mia parte finale di make-up sia sfumatissima e che vada a mischiarsi con l'arancio. A questo punto prendo un marrone caldo e vado a prendere questo qui. Prendo il marrone caldo con lo stesso pennellino e lo vado a passare dove ho passato appunto il nero, quindi angolo esterno. E lo sfumo nell'arancio e nel nero. A questo punto vado a rendere più netta e più geometrica la parte finale del mio trucco. Quindi vado a prendere il mio mitico correttore illuminante di Bottega Verde, il colore Natural, e vado ad aggiustare la parte finale appunto del mio trucco in questo modo e sfumo, o meglio, stendo il colore. Prendo il pennellino, sfumo ulteriormente il mio colore. Controllo che all'incirca le due sfumature siano angolate alla stessa maniera, se così si può dire, non so se sto parlando in italiano in questo momento. Vado appunto a aggiustare ulteriormente e a questo punto penso alla parte superiore, ovvero prendo un pennellino che ovviamente ho dimenticato di là, ma perché? Perché prendo un polpastrello, faccio prima, prendo un polpastrello e recupero un pelo di questo, se mi ricordo quale ho utilizzato. Ah, ma perché? Prendo un pelo di questo arancio chiarissimissimo che è quasi tendente a rosa, quindi molto molto leggero, e lo vado a mettere qua. In questo punto, in modo da sfumare ulteriormente il colore più scuro col verde acqua. A questo punto però prendo di nuovo il verde acqua, sempre col polpastrello perché il mio cavolo di pennellino è rimasto di là, e lo porto a questo punto qui, quindi in alto, sfumandolo anch'esso col rosa. E poi ripeto l'operazione fino a che non sono il più uguali possibili gli occhi. Riprendo il colore scuro e lo intensifico in questo punto perché da questa parte è più intenso. Ok. E a questo punto diciamo che manca un tocco di arancio intenso ancora qui, perché voglio che questo sia un colore che risalti parecchio, e do ancora una piccola puntina di verde qui. A questo punto l'ombretto è a posto, ce l'abbiamo fatta, nonostante io abbia svanito pennelli a destra e manca, siamo a posto. Possiamo passare al mascara. Per il mascara vado a utilizzare di nuovo, per l'ennesima volta, ormai lo conoscete a memoria, il mascara ultra allungante e rinfoltente di Bottega Verde, che veramente mi sta dando delle grandissime soddisfazioni perché ha un effetto splendido. Allunga tantissimo le ciglia, le rende belle nere. Lo do con la testa inclinata perché allungandole così tanto, spesso le mie ciglia vanno a sbattere contro l'ombretto, il che poi mi porterebbe a dover ricominciare ad aggiustare gli ombretti, ed è una cosa che non ho intenzione di fare. Ok,
Come potete vedere, allunga davvero le ciglia, è splendido. Ne do un puntino anche sotto, nelle ciglia inferiori, in questo modo. Così. A questo punto noto che tra i due occhi c'è una leggera differenza per quanto riguarda l'arancione carico. Quindi riapro la mia palettina, riprendo l'arancione carico col polpastrello, per fortuna quello con l'unghia corta, e vado a intensificare qua, perché era leggermente più chiaro, e anche qua, in questo modo. Opla. Più o meno adesso dovremmo esserci. A questo punto matita nera e io vado ad utilizzare I Love Rock, ne ho ripescata una microscopica perché voglio iniziare a eliminare questi mozziconi qua, ne ho veramente un'infinità e ho detto cavolo, continuo sempre ad aprire matite nuove, finiamo questi affari piccoletti, quindi recupero I Love Rock e la do nella mia rima interna, in questo modo. Ne do ancora un pizzico anche di qua, perché la matita nera non è mai sufficiente. E questo è il make-up degli occhi. Spero che vi piaccia, a me veramente fa impazzire. Cioè, è un colore che non avrei mai pensato di abbinare, e invece, dopo averlo visto in foto, scusate se ogni tanto continuo a sfumarmi, dopo averlo visto abbinato in foto, ho detto, caspita, carino, 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 e secondo me è molto adatto alle ragazze che hanno i capelli rossi, perché comunque il verde acqua e l'arancio carico stanno benissimo con i capelli rossi. Non ho detto che le altre non lo possano fare, assolutamente. È un make-up secondo me adattissimo a chiunque. Però col capello rosso risalta particolarmente. A questo punto andiamo a mettere sulle guance. Ah, come fondotinta ho usato quello di Debby, il Natural, quello effetto matte. Vado a mettere il Renesme Red sulle guance. Quindi prendo il mio specchietto che non ho neanche guardato perché stavo utilizzando gli altri. Ne prendo un pochino con questo pennellino della Lavish Oriental e lo vado a portare sulle mie guanciotte, in questo modo, sfumando verso le tempie. Ok, a questo punto passiamo alle labbra. Per le labbra, visto che il trucco è abbastanza carico e colorato, io mi terrei abbastanza leggera, quindi vado a usare di Al Verde il lip gloss, come cavolo si chiama? Vabbè, tutto scritto nella lingua assurda, credo tedesco. Comunque, lip gloss light rose numero 25. E appunto, tengo le labbra abbastanza naturali. I gloss di Al Verde mi piacciono parecchio. Uno, perché hanno un buonissimo odore. Due, perché non sono appiccicosi. E tre, perché li trovo piuttosto confortevoli. Se volete aggiungere un tocco di colore invece alle vostre labbra, io ora lo faccio con un ombretto, ma voi potete prendere un altro rossetto volendo, recuperate un pizzico di colore. Io prendo un po' di questo arancio rosato e lo porto al centro del mio gloss trasparente. In questo modo, picchiettandolo. E il make-up è finito. Spero che vi sia piaciuto, spero che lasciate un commentino qua, sia in positivo che in negativo, io accetto tutto. Vi mando un bacione enorme e al prossimo video. Ciao ragazze!